L'argomento di questa ultima riflessione, meditazione, è il problema del male, perché con tutto quello che abbiamo detto sui peccati che Dio permette, Santa Teresa di Gesù Bambino, la Maddalena, eccetera, può sembrare, può essere facile un'obiezione, ah, ma allora noi dobbiamo, come dire, quasi fare i peccati, così meritiamo la misericordia di Dio. Ovviamente non è così, dobbiamo resistere fino al sangue contro il minimo peccato, però il peccato fa parte dell'esperienza umana, per cui era necessario affrontare il discorso del santo peccatore. Però adesso approfondiamo un attimo come mai c'è questa inclinazione al male, perché Dio permette il male. Il problema del male è un problema antico. Il problema però oggi che si pone non è tanto nel mondo, dico, non è il problema del male, ma è il suo frutto, cioè il problema. L'uomo sente molto di più il disagio, il problema della sofferenza. La sofferenza viene dal male, perché noi sappiamo che Adamo ed Eva, prima del peccato, non soffrivano. Non è un mito, non è una mitologia. Adamo ed Eva non soffrivano, non erano toccati dal fuoco, dal vento, non si facevano male e non conoscevano il male. La sofferenza nasce dal peccato. E infatti, cosa dice Dio ad Adamo ed Eva quando parla di punizione? Ad Adamo dice: col sudore della fronte trarrai il frutto dal suolo, la fatica, il dolore. Eva dice: con dolore partorirai, il tuo istinto starà verso l'uomo, ma ti dominerà. E poi a tutte e due dice: polvere siete e polvere ritornerete. Cioè è chiaro che la sofferenza e la morte vengono dal peccato dell'uomo, ma questa è la teologia elementare. Oggi però, ripeto, tutti i fari sono puntati sulla sofferenza. L'uomo non vuole soffrire, ma lo capisco anche, vuole soffrire. La sola cosa che conta è non soffrire, è cercare di fare di tutto per star bene. Il benessere, il benessere. Il movimento dell'uomo cerca il benessere, anche voi, se vogliamo. Ma bisogna stare attenti, perché il benessere, se lo voglio con mezzi umani, porta al malessere. Negli Stati Uniti, regno del benessere, no? Ieri parlavo con uno di voi, di quei giorni scorsi, dei frigoriferi che ci sono negli Stati Uniti, sono spettacolari, sono enormi, sono degli armadi strapieni di roba. C'era un aspirante negli Stati Uniti, marito e moglie senza figli, avevano due frigoriferi, ma veramente alti, strapieni di roba. Bene, il benessere. Non si può negare che la civiltà occidentale di questa parte abbia un certo benessere, però quasi la metà della popolazione statunitense prende psicofarmaci, quasi la metà. La percentuale dei suicidi più elevata nella storia del mondo non è nel Gabon, nel Botswana, ma nella Svezia e nel Giappone, i paesi più ricchi, hanno la percentuale di suicidi più elevata percentuale. Io sono stato nel Benin, abbiamo la comunità, vedevo queste torme di bambini che andavano a scuola la mattina, si facevano 5 km a piedi con le cartelline. Quando mi vedevano: ciao padre, venivano tutti lì, mi saltavano addosso, felici. Non è poesia questa, so benissimo che ci sono problemi gravi, ma non credo che metà di quella popolazione prendesse psicofarmaci per star meglio. Cioè, questo per dire, sono cifre che vi dico, che il benessere
che non cerchiamo, non si può procurare senza andare alla radice, a togliere il male, perché è come la radice che tiene l'albero, no? L'albero sono i frutti, vedo la sofferenza, allora io agisco sui frutti, ma l'albero rimane, la radice rimane, io devo andare a togliere il male è la radice. Per questo fatto dell'esistenza del male, però molti negano Dio. Come? Perché Dio non toglie il male? Perché Dio permette il male? Perché non lo toglie? O non è buono, o non è onnipotente. Perché, appunto, se permette il male, allora non è buono. Mi fate a dire è buono. Guarda quanta sofferenza e quanto male c'è nel mondo. E se non riesce a toglierlo, perché non ce la fa? Allora non è onnipotente. Oppure altri, per così evitare di pensare al male, a cercare di risolverlo, fanno come dice Pascal in uno dei suoi pensieri, Blaise Pascal: gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria e l'ignoranza, hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci. Il famoso panem et circensem. Cosa volevano i romani dall'imperatore? Il pane e il circo. Pane da mangiare, ma anche all'uomo di oggi, il circo per divertirsi un po', sono a posto. Se tu mi dai, mi assicuri, il cibo da mangiare e un divertimento, oggi non sarà il circo, sarà campionato di calcio, vero? O altre cose, dacci questo, a noi va bene, ma questo è non risolvere il problema del male. Il male va affrontato, allora cerchiamo di affrontarlo, per capire tutto quello che abbiamo detto in questi giorni. San Tommaso dice che il male in sé non ha una sua sussistenza, ma è relativo al bene. Cioè, cosa vuol dire? Il male è il soggetto privato della sua perfezione. Per fare un esempio pratico, è la lavatrice guasta. Avete la lavatrice? Tutti ce l'hanno. Ogni tanto si rompe? Sì, perché sono elettrodomestici. Bene, la lavatrice è buona. Il guasto è in relazione alla lavatrice. Non ci sarebbe il male della lavatrice senza la lavatrice. Il male in sé non sussiste, ha bisogno di attaccarsi al bene, di corrompere il bene. Quindi non ha un principio suo, se no saremo manichei. Manichei è la dottrina per cui diceva c'è un principio del bene e c'è un principio del male, c'è un Dio del bene e c'è un Dio del male. No, il bene può esistere senza il male, il perfetto. Il male non può esistere in ordine al bene, ma anche Satana si ribella al bene. Satana esiste perché è in ordine a un bene rigettato. Quindi, vedete, non è una forza impossibile da abbattere. È che noi guardiamo al male e abbiamo smarrito l'idea del bene. Andate a chiedere all'uomo comune che cos'è il bene secondo te, l'uomo per la strada. Fate un sondaggio, ma molti vi diranno avere uno stipendio di, che ne so, 10.000 euro al giorno, oppure avere 10 donne, oppure avere una sicurezza economica, insomma tutte cose del mondo. Adesso dico le prime cose che mi vengono in mente, stupidaggini. Ma provate a chiedere, qual è il bene secondo te? Se rispondono in questa maniera, vuol dire che abbiamo smarrito l'idea del bene. Cioè, siamo nell'esistenza ma disorientati, senza meta, perché il bene è Dio. Tu sei il bene, tutto il bene, sommo bene. Smarrisco questa meta, questa idea, questo scopo dell'esistenza, vago. Cerco il bene, che non so quale sia. Ma questo è un vero suicidio spirituale. Pensate che anche la Rivoluzione francese cercava il bene. Qual è il principio della Rivoluzione francese? Bellissimo, libertà, uguaglianza e fraternità.
Ma chi non le vuole queste cose? Sono cose buone, ma senza Dio. Abolirono il cattolicesimo, abolirono, proprio la religione cattolica fu abolita in Francia. E i preti dovettero tutti firmare un concordato che accettavano i principi della rivoluzione. Chi non firmò fu chiamato prete refrattario. Avete presente? Ma dovevano nascondersi i preti refrattari. Vabbè, questa è la rivoluzione francese. Inventarono una nuova divinità. Sapete come si chiamava? La dea ragione. Bene, queste sono le ideologie senza Dio. Quindi, prima di parlare del problema del male, o meglio, mentre ne parliamo, ma è soprattutto perché abbiamo smarrito l'idea del bene. Se noi troviamo l'idea del bene, tutti gli uomini, capiamo cos'è il male. Il male è andare contro il bene, ma il bene rimane. Adesso è stato tolto il bene, l'ideologia, per cui tutto è bene e tutto è male. Non c'è un principio. È lo smarrimento più totale. Qual è la responsabilità di Dio? Facciamoci questa seconda domanda sul male. Il male c'è, va bene? Peccato originale, tutte le scelte che facciamo quando pecchiamo. Qual è la responsabilità di Dio? Prima vi ho fatto la domanda, se Dio esistesse non permetterebbe il male. Qual è la responsabilità di Dio? Nessuna, perché Egli il male non lo vuole. La lavatrice esce perfetta dalle mani del costruttore, va bene? Mettiamo, la fabbrica la fa e la fabbrica vuole che la lavatrice funzioni, non vuole che si guasti, se no perde tanti clienti. La lavatrice esce perfetta dalle mani di Dio. Ma c'è il libretto delle istruzioni, va bene? Che ci dice, attento, non metterla, che ne so, in una caldaia dove ci sono 50 gradi, se no salta tutto per aria. Dio pone l'uomo nella creazione e gli dice di non mangiare dell'albero della vita, cioè lo avverte che quel principio è un principio di male. Ci crea liberi, perché Egli è libero, siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, e non ci obbliga a peccare, cioè non ci chiede di peccare, anzi non vuole che pecchiamo e ci avverte. Avete presenti i cartelli stradali? C'è un cartello stradale dove dice avanti 100 metri c'è una curva pericolosa a sinistra. Il cartello non è la curva, però mi avverte. Quindi se io piglio quella strada ai 120 all'ora su due ruote soltanto e vado nel fosso, non posso dire è colpa di chi ha fatto la strada, posso dire è colpa mia. Dio avverte l'uomo. Avete presente il peccato di Caino? Dio dice a Caino, se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, Genesi 4,7, verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Allora vuol dire che si può dominare. Dio dice, sta attento, perché è come un leopardo accovacciato dietro l'angolo che ti vuol saltare addosso, ma tu dominalo. Quindi, causa del male è l'uomo, che sceglie questa opzione, perché Dio è incapace di fare il male. Dio è il bene, tutto il bene, il sommo bene, o è così o non è. Il peccato non lo vuole, tuttavia c'è la nostra libertà, e la nostra libertà, perché se no non sarebbe amore, io non posso essere la marionetta nelle mani di Dio, devo sceglierlo liberamente e per sceglierlo ci vuole anche l'opzione di non sceglierlo. Lo permette, va bene? Lo permette, perché fa parte della costituzione dell'uomo. Ma il peccato non lo vuole, anzi egli è molto, come dire, avverso al peccato. Sono due poli, polo positivo e polo negativo.
E per questo l'uomo che sceglie il peccato, se questa scelta perdura, l'inferno altro non è che la sua scelta eternizzata. Quindi banalizzare l'inferno o addirittura negarlo significa negare Dio. Oggi noi ci siamo fatti, non dico voi, ma un'idea di Dio che più che un padre è un nonno. Il nonno, sapete, è molto compiacente verso i nipotini, gli fa fare un po' quello che vogliono, perché li scusano, no? Vuole che i nipotini siano sempre contenti. Magari coi figli sono stati piuttosto severi, ma coi nipoti, il nonno, infatti, mi ricordo anche i miei nonni, per noi erano un giocattolone il nonno, ci dava sempre le caramelle e stavano al piano di sotto, ci andavo volentieri dai nonni. Mia madre era una specie di gendarme in gonnella e diceva sempre di no. Sotto mi dicevano sempre di sì, dove va il bimbetto? Sotto, chiaramente, dai nonni. Cosa voglio dire con questo? Che l'idea di Dio non è questa. Dio vuole la nostra felicità, ma vuole la nostra felicità eterna. Per cui il suo andare contro il male è perché noi scegliamo il bene, perché noi ci risvegliamo dal peccato e lo riscegliamo. Ma il problema è che non avendo più l'idea del bene, non c'è più l'inferno, il paradiso, non desideriamo neanche incontrarlo. Cioè noi vogliamo star bene qua giù e poi possibilmente anche di là. È vero che è così? Possibilmente anche di là. Ma quando Gesù viene chiesto a Gesù che cosa devono fare per compiere le opere di Dio, Gesù risponde: questa è la vita eterna, che conoscano te, unico vero padre, e che conoscono anche il figlio. Cioè, in altri termini, il vero bene è una persona. Allora, abbiamo più volte detto in questi giorni che è lo sposo. Il vero bene non è uno stato così di benessere, ma è lo sposo. Quindi, il problema della vita eterna è il rapporto col Cristo, egli si incarna, viene a noi, ci salva, il nome di Gesù vuol dire Dio salva, e da quel momento inizia questo scontro titanico tra Cristo e l'Anticristo. La scelta del Signore, perché l'uomo è ribelle nella ribellione, e il Cristo si fa uomo per opporsi al peccato. Questo dobbiamo dirlo chiaramente, ci salva dalle tenebre del male. E il peccato è una cosa grave, perché ci separa da Dio. Sapete cosa scrive il cardinal Newman? Conoscete il cardinal Newman, adesso è santo. Scrive nei suoi diari, nei suoi scritti, la Chiesa Cattolica ritiene che sarebbe meglio che il sole e la luna cadessero dal cielo, che la terra venisse meno e che tutti i milioni di uomini morissero di fame, piuttosto che una sola anima, non dico vada perduta, ma commetta un solo peccato veniale. Questo dice il cardinal Newman, un solo peccato veniale. Ma Divo Barsotti era uguale. Un giorno venne un terremoto in Messico, io l'ho sentito perché andavo a scuola di teologia, lui insegnava teologia trinitaria, era professore di teologia trinitaria. Il giorno dopo tutti nella facoltà teologica, c'è il terremoto, sono morti qua e là. Lui le lasciò dire e poi quando iniziò la lezione dice: sì, sono morti, ma cosa sono anche 10.000 morti nei confronti di una sola Eucaristia? Detto questo, ancora un po' lo prendono, lo buttano giù dalla collina, tipo Gesù a Nazareth, perché è un linguaggio oggi impensabile, oggi improponibile. Oggi il vero danno è appunto, ma intendiamo, non minimizzo il terremoto e i morti sotto le macerie, non li minimizzo, ma Gesù direbbe: convertitevi perché loro non sono colpevoli, è un segno per tutti voi. Nella libertà noi abbiamo il potere di offendere Dio. E adesso vi spiego in cosa consiste l'offesa a Dio. Cosa diciamo nell'atto di dolore? Perché ho
offeso te infinitamente buono. Che cosa è l'offesa a Dio? Attenzione, non è l'offesa nell'onore, ed entriamo qui in termini precisi, ma è l'offesa dell'amore. Vi spiego. Cosa vuol dire l'offesa nell'onore? Se uno mi offende, mi dice una parolaccia, non so, ai tempi del Medioevo, arrivo col cavallo davanti a un ponte e c'è un altro che deve venire con un altro cavallo e ci si passa uno alla volta e io dico, devo passare prima io, quell'altro mi dice, no, passo prima io, cretino, imbecille, beh, parolaccia tutto spiano, e mi dice un'offesa terribile, ha offeso il mio onore, la mia onorabilità. Mi ha diminuito davanti a tutti, è un prepotente che mi ha ingiuriato, questa è un'offesa nell'onore. L'offesa invece nell'amore non ha nessuna ingiuria, sono io che tradisco la tua fiducia. Per esempio, scusate l'esempio poco edificante, il tradimento di un marito che tradisce la moglie. Non le dice nessuna parolaccia, magari fa di modo che la moglie manco lo sappia, in casa si comporta bene, anche con la moglie continua a compiere degli atti buoni, educati. Ma se la moglie lo viene a sapere, e quando lo viene a sapere, si sente offesa? Altro che, perché c'era stato un patto nuziale sull'altare, ti sarò fedele sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Cioè quell'uomo ha offeso orrendamente la donna che ha preso l'altare, senza dire una parolaccia. Cioè ha ferito colei che lo ama, perché la moglie, prendendo quell'uomo sull'altare, si è impegnata a dare tutta la vita per lui e viceversa. Allora io, tradendo questo patto, offendo colei che mi dà la vita. E guardate, l'offesa a Dio è questa. Allora, ho offeso te infinitamente buono, non ti ho detto parolacce, magari voglia il cielo che noi non bestemmiamo il nome di Dio, ma non è quella l'offesa a cui si riferisce l'atto di dolore. Magari ho fatto anche un pensiero così, ho offeso te in quanto mi ami, in quanto ho tradito la tua fiducia in me, ho ferito colui che mi ama. La Maddalena entra piangendo perché a casa ha riflettuto di quello che ha fatto e ha capito che ha ferito l'amore di Dio che ha visto nel volto di Cristo. L'ho offeso, l'ho ferito, l'ho umiliato. Quindi chiede perdono col cuore. Quindi se noi non sentiamo questo tipo di offesa, abbiamo il cuore indurito. Quindi è giustissimo dire ho offeso te. E nelle nuove versioni questa parola l'hanno cancellata. Ma hanno sbagliato, perché hanno detto, ma no, ma chi è che può? Dio non si può offendere, Dio vive nella sua trascendenza infinita. Ma non hanno capito che l'offesa è ferire l'amore di Dio, questo. Per cui io lo offendo continuamente, ma non lo voglio offendere, intendiamoci, quando tradisco la fiducia che lui ha nei miei confronti. Questo cuore indurito è il peccato dei peccati. Quindi non è la nostra miseria che offende Dio, l'abbiamo già detto, ma è la nostra indifferenza. Dio muore per me e non mi interessa. Ho il cuore indurito quando metto la mia volontà sopra di tutto e anche alla sua. Ecco allora che la Maddalena, il grandissimo gesto, entra in comunione con l'amore ferito. Dio si fa carne per mostrare l'amore con il quale ti ama, e quando tu lo offendi, l'amore, attenzione, questo è un passaggio importante, Dio non ti rimprovera.
si fa vedere ferito perché tu chieda perdono. Cioè la scena della Maddalena è centrale in tutto il Vangelo. Dio non rimprovera. La Maddalena l'ha ferito in tante maniere, prima, va bene, peccando a destra e a sinistra. Ma non è che volesse offendere Gesù, manco lo conosceva. Quando lo vede, capisce chi sia Gesù, sente di averlo offeso e sente di dover chiedere perdono. Ma il Signore appunto non le dice cosa hai fatto, disgraziata, eccetera. Cioè, in altri termini, l'agnello mansueto che va muto al macello del profeta Isaia, la mitezza di Gesù nella passione è l'occasione che Dio ci dà per crollare e chiedergli perdono. Ci siete su questo ragionamento? Perché se Dio fosse il Dio degli eserciti, Dio Sabaot o del Sinai e basta, ma chi oserebbe chiedergli perdono? Venendo nella carne e soffrendo la passione, Dio ti fa vedere che cosa il tuo peccato ha determinato per lui e ti mette sulla via per chiedergli perdono. Ecco perché la croce è la sua massima esposizione. Noi dobbiamo entrare in questa dolcezza di Cristo che va muto sulla croce per dire: ecco che cosa ha operato il mio peccato, e dal momento che Gesù lì mi perdona, non mi condanna, io mi devo gettare per terra. Perché in quel momento Pilato dice: dov'è il tuo esercito? Gesù gli dice: se il Padre potrebbe darmi 12 legioni di angeli, vedresti tu. Ma non è quello. Non è quello il volto di Cristo. Il volto di Dio è il volto che si offre alla violenza dell'uomo, che si scatena su di lui e muore nella mitezza più assoluta. Allora lì il mondo si divide in due: chi lo offende e chi crolla. Chi crolla chiede perdono, perché il Signore ama anche coloro che lo crocifiggono e lo deridono. Capite questo passaggio? Il Signore non ha uno sguardo duro, è venuto apposta per quello. Sono venuto per ricevere un battesimo e come sono ansioso finché non l'abbia ricevuto. L'amore del Cristo, ferito dal peccato dell'uomo, è il massimo della rivelazione di Dio. Dio è così. Tant'è che la gloria pasquale tanti santi la vedono nella passione e non nella resurrezione. Avete presente come i pittori rappresentano la resurrezione di Cristo? Come nessuno l'ha mai vista, però la dipingono, come la rappresentano? Con Gesù che viene fuori con la bandiera con lo scudo crociato. Ma secondo voi Gesù aveva la bandiera? Cos'è questa bandiera? Segno della vittoria? No, la rivelazione vera di Gesù è questa. Qui c'è una mitezza lacerante che il buon ladrone capì. In questo punto Dio, come dire, soffre per le conseguenze del peccato, ma ama coloro che lo deridono, ama coloro che lo crocifiggono. Vorrei dirvi, Gesù ama Giuda Iscariota, perché Dio non fa mai un atto negativo. E il Padre a questo punto direbbe: Dio ama anche i dannati, sì Signore, li ama, perché non è capace di fare un atto negativo. Voi mi dite: ma allora com'è che esistono? Sono loro che non vogliono essere amati. Questo punto mandò in tilt gli apostoli. Sant'Agostino scrive nella Enarrationes in Salmos: è per mezzo della dolcezza che Cristo vince il demonio. San Pietro ha abbandonato Gesù nel momento della passione non perché aveva paura di morire.
Infatti nel Getsemani non ha esitato a colpire con la spada il servo del sommo sacerdote venuto per arrestare Gesù. Nell'esaltazione della sua presunzione, San Pietro non aveva paura di morire. Di che cosa allora aveva paura? Perché è scappato? Di fronte allo spettacolo della dolcezza di Cristo. Non la comprendeva. Sto citando Sant'Agostino, scrive questo. Non la comprendeva. Il suo cuore non aveva ancora percepito che la debolezza di Gesù era quella di Dio che trionfa sulla violenza del peccato con la dolcezza disarmata del suo amore infinito. Dio fa piovere sui buoni e sui malvagi. Questo non si era detto ancora nell'Antico Testamento. E questo, attenzione, sconcerta anche noi. Noi vorremmo giustizia, noi vorremmo la giustizia. Signore, ma fagliela ben pagare a quelli, o a quelli che fanno del male anche a noi. Ma la giustizia di Dio esiste, intendiamoci, ma è tutta nella manifestazione dell'amore di Gesù crocifisso. Vi ho detto, qui noi ci posizioniamo. I dannati sono coloro che rimangono fissi nel loro rifiuto. Allora bisogna che la nostra durezza muoia nella sua tenerezza, cioè davanti al volto di Cristo crocifisso. Possiamo dire che Gesù in croce soffre e al tempo stesso gioisce, ma non nella gioia nostra, umana, ridanciana, perché è la manifestazione suprema dell'amore di Dio. Quando mostra le sue piaghe, cosa dice San Pietro? Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Ed ecco perché Gesù ai discepoli di Emmaus, che dicono abbiamo fallito tutto, Gesù dice stolti e tardi di cuore, poi dice questa espressione, non bisognava che il Cristo patisse per entrare nella gloria, cioè dice che Cristo doveva patire, doveva soffrire per entrare nella gloria e mostra le sue piaghe. Bene, il nostro prezzo è proprio la sua morte di croce. Se noi avessimo questa percezione, avremmo orrore del più piccolo peccato. Non commetteremmo più nessun peccato. Perché col peccato noi ci mettiamo dalla parte di coloro che, indurendo il cuore, deridono Dio. Cioè offendiamo il suo amore infinito. Anche il peccato veniale, ci rendiamo mica conto noi di questo. Ci sembra, diciamo, un peccatuccio, peccatuccio, a volte si sente dire. No, scusi, quale peccatuccio? Poi nelle confessioni è bello perché uno cerca di sminuire i peccati, io invece cerco di ingigantirli, no? Ho fatto proprio male, veramente ho fatto male. Certo, curato d'Ars cominciava a piangere, padre ho detto una parolaccia, allora questo curato d'Ars cominciava a piangere. Allora il penitente diceva, l'ho fatta così grossa, sì, fatta così grossa, non piangeva lui, piangeva il curato d'Ars, ferito nell'amore, il pianto di Cristo. La tenerezza di Cristo. Cioè il confessore dice, ho detto una parolaccia, disgraziato, adesso appena posso, appena vengo fuori ti bastono. No, Gesù non dice così, Gesù non bastona. Questo è il volto di Cristo. Guardate che se noi riduciamo Dio a cercare solo il bene di quaggiù, chiedendogli che non faccia venire più i terremoti, questa è la funzione di Dio, dobbiamo dire che i dannati sono più seri di noi, perché il dannato paga le conseguenze del suo peccato sapendo quello che vuole. Preferisco stare all'inferno piuttosto che chiedere perdono. Essi sanno che Dio è innocente.
Lo sanno benissimo, infatti fuggono davanti al crocifisso. Famoso esorcista, ti metti il crocifisso davanti, il demonio comincia a urlare. Non sopportano Gesù crocifisso, non è degno di Dio, ma è il suo vero volto. Bene, tutto sta in questa scelta, per noi oggi, Gesù crocifisso. E San Paolo nella lettera ai Filippesi, San Paolo il grande innamorato della croce, San Paolo questo l'ha capito perfettamente, dice, scrivendo a Filippi, io non capisco quelli che si comportano da nemici della croce. Nemici della croce. Quindi tutti i peccati possono essere rimessi, dice Gesù, basta portare gli uomini sotto la croce e far capire loro che Gesù li perdona, ma questa tenerezza infinita, Gesù ti mostra le piaghe e dice io ti amo. Allora capisco l'amore ferito, ma capite che per far questo bisogna avere la percezione di Dio come persona, come uno che soffre, non la divinità in generale, se no la divinità in generale rimaniamo a dire ma che male ho fatto, cosa interessa a Dio se io non pago le tasse o rubo al supermercato, cosa gli può interessare? Capite? E questo è ancora il mondo della legge, un mondo di un Dio astratto, no? Pensate al rapporto marito e moglie che vi ho detto prima. Quello è l'offesa a Dio e quella è la riparazione che possiamo fare. Bene, nonostante questo, il problema della sofferenza rimane. Allora, adesso ho parlato del male, l'ultimo appunto, il problema della sofferenza rimane. Anche se io evito tutti i peccati, anche se io faccio di tutto, vado tutti i giorni davanti al crocifisso, cerco di entrare in questa tenerezza infinita nella quale il Signore mi riversa addosso tutto il suo perdono, solo che io mi faccia spezzare il cuore, però la sofferenza rimane lo stesso. Come mai? Io direi per due motivi. Il primo, ci aiuta a capire chi siamo. L'uomo che non soffre mai non si conosce. Crede di essere causa del proprio benessere. Cosa dice il Salmo? Ma l'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono. Come pecore sono avviati agli inferi. E Gesù anche dice questo. Quanto difficilmente un ricco si salva, non solo di beni materiali. Cioè, la sofferenza permessa da Dio, frutto del nostro peccato, tutto sommato ci aiuta. È l'occasione per uscire dalla menzogna, dall'ipertrofia dell'io. Vi ricordate la prima meditazione? Dall'ingigantimento dell'io. Io. A volte una malattia che non auguriamo. Ma a volte le malattie servono anche agli atei. Chi non crede improvvisamente si scopre mancante, bisognoso. Ma quanti sono le persone che fino a un certo momento sono padroni del mondo, poi si ammalano o hanno dei rovesci, allora capiscono che esiste Dio e si rivolgono a Lui. E il secondo motivo per cui la sofferenza ancora esiste è perché ci fa partecipi della vita di Cristo. San Paolo ha quel misterioso versetto, completo nella mia carne quello che manca alle sofferenze di Cristo. La sofferenza ci unisce al Signore in modo unico perché Gesù ha sofferto. E questo devo dirlo, abbiamo dei giovani in comunità, ho fatto una meditazione proprio 10 giorni fa a Bologna, su Elena Cavazzoni. Conoscete Elena Cavazzoni? Abbiamo 4 giovani che sono morti, tutti consacrati nella comunità. Elena Cavazzoni di Bologna, Emer Mezzanotte di Modena, è morta a 18 anni. Ivana Di Lorenzo, l'abbiamo ricordata il 1 luglio, morta a 32 anni a Napoli. Gregorio Sannino, morto a 29 anni, di cui di Gregorio Sannino
è già avanzata la richiesta dell'apertura del processo, di Ember Mezzanotte c'è il fascicolo nella Curia di Modena. Sono dei giovani che sono in pista. Gregorio Sannino dice: nel dolore ho conosciuto Dio, prima non lo conoscevo, morto a 29 anni, di cui 13 in un ospedale. Un ragazzo che è stato 13 anni dentro un ospedale e dice: ho conosciuto Dio nel dolore. Guardate, i suoi scritti hanno dei toni mistici, alla fine è un volo verso Dio. E dice: Dio mi ha dato la vocazione di essere il suo compagno sul Calvario. E tante altre cose, dice. Quando soffriva diceva: Signore, non ascoltare, la mia bocca si lamenta e il mio cuore ti loda. Quando la bocca si lamenta, il cuore loda. E il suo diario è pieno di queste espressioni. Ember Mezzanotte, a 18 anni è morto, pieno di sangue dappertutto, senza mai lamentarsi, è diventato cieco da questo tumore. Che un bel momento, prima di andare in ospedale, si alza in piedi davanti ai genitori e dice: io sto pagando per tutti. Consapevolezza della sua missione, sto pagando per tutti. È morto il giorno dell'ascensione, bello perché il tumore gliel'hanno diagnosticato mercoledì delle ceneri, è vissuto 80 giorni, 40 giorni di quaresima, 40 giorni di tempo pasquale preciso. Si è consacrato all'ospedale, è morto il giorno dell'ascensione, alle 3 del pomeriggio, con il sangue che gli usciva dalle orecchie, dagli occhi e dalla bocca, dicendo: ho sete, le ultime parole. Poi aveva la mano della mamma a destra, la mano del papà a sinistra, alle 3 del pomeriggio è morto. La buona, come si chiama, Elena Cavazzoni, un fiore, una ragazza che con tumori, recidivi, eccetera, era l'immagine della gioia. E aveva già perso un fratellino morto a 12 anni, caduto per un dirupo. Guardate che famiglia. Suo fratello era morto qualche anno prima. Bene, in uno degli ultimi biglietti che Elena Cavazzoni scrive, dice: passa Signore, non voglio darti che gioia, la mia vita è darti gioia, punto. Hai mutato il mio lamento in danza, il salmo. È morta facendo i voti sul letto col crocifisso così, gli ultimi giorni aveva il crocifisso in mano, è morta, alla fine gli abbiamo messo una corona sulla testa. Ivana Di Lorenzo, 32 anni, una bella ragazza, una napoletana verace. Le danno questo laureato in architettura, le dicono che ha un tumore, all'inizio si sgomenta un po', poi dopo invece parte anche lei, ovviamente dice, e poi dice a un certo punto, dice di aver visto anche delle percezioni prima di morire, di Dio, di Padre Pio e anche del demonio. Ebbe quindi immersa un po' in questo mondo. Andammo a trovarla quando ci dissero che era verso la fine della vita, io e un gruppo di giovani della comunità, forse c'era anche la Rosa, c'era anche tu, andammo a trovarla, alla fine aveva la bandana, a casa sua c'era Placido Cucino, tutti attorno a lei, vi dico che un po' non sapevamo cosa dire perché poveretta era lì, lei ci guardava. E tutti noi a dire qualcosa, a un certo punto lei si alza e dice: ma che cosa sono queste facce da funerale? Io vado incontro al Signore, cioè non ha detto io speriamo che me la cavo, percezione, io sto andando dallo sposo, cosa sono queste facce? Vi assicuro che noi non sapevamo più cosa dire, perché una percezione così viva, la morte imminente con il Signore che stava per arrivare, siamo rimasti, una ragazza di 30 anni, consacrata da pochi anni, ma chi è che parla questo cuore? Il fratello era un violinista e gli ultimi giorni della vita lei stava a letto, il fratello vicino le suonava dei brani e così ci dice lui, Oscar, che è morta mentre lui suonava e cantava l'Ave Maria in sardo, non so come mai, non sono sardi, ma avevo imparato l'Ave Maria. Passano queste immagini di sta ragazza di 30 anni che muore, il fratello lì vicino che suona
l'Ave Maria e sono tutte cose che veramente ci fanno trasecolare. Cioè per questi giovani, mentre noi ci arrabattiamo qui a dire io speriamo che me la cavo, questi giovani buttati con violenza nel mondo del dolore fanno dei passaggi immediati e vivono tutto con Cristo, per Cristo e in Cristo. Entrano in questa tenerezza, entrano in questo perdono, entrano in questa offerta. E io sono orgoglioso che siano quattro fratelli della comunità dei figli di Dio, perché abbiamo i nostri campioni e vanno conosciuti. C'è un libro, ma forse non ce l'avete, quindi ne faremo degli altri evidentemente, perché questi ragazzi sono nostri, quindi vanno ammirati e conosciuti, sono degli apripista. E l'ultimo esempio per entrare in questa sofferenza è, che ho in mente, ma ce ne sono tantissimi, avete in mente San Paolo Michi e compagni? La lettura è in febbraio, non mi ricordo che giorno, martiri giapponesi, morirono crocifissi, e alcuni avevano, c'erano anche dei sacerdoti, San Paolo Michi, e dei giovani, ma ce n'era uno che aveva 14 anni. Ebbene, questi ragazzi giovani, tutti crocifissi, non morirono subito, ma è bellissimo il messaggio che si scambiavano tra di loro. Uno diceva i salmi ad alta voce, uno diceva il Padre Nostro, uno diceva tra un po' saremo in paradiso, uno parlava a quelli che erano lì di sotto e dice uno, mi sembra un certo Ludovico, che non parlava ma muoveva le mani, erano inchiodate o legate, non lo so, inchiodate penso, muoveva le dita guardando verso il cielo con questo desiderio di raggiungere il Signore. Ma che spettacolo è questo? Ma come hanno fatto? Come sono entrati in questo mistero? Hanno capito tutto. Allora la sofferenza è uno strumento, alla fine, non per scavalcare il malessere, ma per il vero benessere. Questo non vuol dire che se vi ammalate non dovete andare all'ospedale o curarvi. Anche questi giovani si sono curati, ma sono entrati nel mistero di Dio. Io credo che questa sia la risposta del male. Gesù crocifisso. Quindi amate Gesù crocifisso, se vi vogliono dare qualsiasi altro prodotto rigettatelo, va bene? Come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, si svuotò se stesso fino alla morte e morte di croce. Io sono venuto ad annunciarvi Gesù e questi crocifisso, non Gesù e basta, Gesù e questi crocifisso. San Paolo ha capito tutto e infatti la sua evangelizzazione è: non vengo con sapienza ma vengo con la potenza di Dio, e la potenza di Dio è questa. Ecco, riflettiamo un po' su queste cose. Dicevo, non ho delle fotocopie particolari perché questo è frutto della riflessione ultima che ho fatto, ma mi sembrava necessaria per dare un compendio a tutto quello che ho fatto. Beh, Maria Maddalena sotto la croce c'è andata di persona, quindi ha visto cosa vuol dire la morte di Gesù in croce. Teresa di Gesù bambino e del volto santo non c'è stata, ma c'è stata nella sua vita spirituale, nella sua vita di preghiera, innamorata anche lei del Signore e Gesù crocifisso, con tutto quello che abbiamo detto.